posso credere che mi lascerete portar via dal fantasma per la vostra spilorceria. Tu non ci vuoi andare. Certo, cara, che non ci voglio andare. Non ci voglio andare. Non ci voglio andare. Non ci voglio andare. Io vedo una donna giovane e bellissima che ti condurrà a un destino crudele. Non ho bisogno di un'indovina per saperlo. Sono sempre le donne la causa dei miei guai. È regolare. A chi ti riferisci? Voglio lo zucchero filato. Ma il denaro è più dolce. Bella! Tenecela, rimettiti gli occhi nelle orbite! Per voi, cyborg, è la fine. Questa volta non la farete, Franca, non ve lo permetterò. Il futuro sarà diverso, te l'assicuro. Non lascerò che distruggiate tutto come avete già fatto. Proprio come me, hai tutte le possibilità di acquisire il potere dello Sharingan ipnotico. Ma ha una condizione, fratellino. Prima tu dovrai eliminare il tuo miglior amico. È passato di tempo, vero Naruto? Per avermi affrontato una volta sola, hai ben chiara la situazione. Di la verità. La tua vista, quanto si è indebolita. Itachi crea delle realtà parallele che durano pochissimo, ma che la persona che ne resta vittima percepisce come ore, a volte giorni. Nel mio caso, ho vagato nella sua illusione per brevissimo tempo, ma dopo sono rimasto in stato di incoscienza per una settimana intera. Gli basta un secondo per farci vivere il peggiore degli incubi. Quel libro che le ho regalato, ha già finito di leggerlo? No, perché? Volevo dirle che alla fine il protagonista... No, ti prego, non voglio sapere! Accidenti, grazie allo Sharingan potrei capire tutto dal movimento delle labbra. Non è ancora arrivata la tua ora, figliuolo. Il tuo grande coraggio mi ha convinto a risparmiarti. E ora ti do un consiglio. Cerca dentro di te la volontà di dare il meglio. E sii fiero di ogni situazione. E quando avrai trovato la vera forza io ti aspetterò per vedere se sei all'altezza di questa spada. Non scordarti mai le mie parole, Zoro! Esatto. È stato semplice nascondere la nostra identità e agire da infiltrati. Ma ora... siamo stufi della tua riservatezza al limite dell'ossessione. Allora, signor Iceberg, voglio i progetti della nave da guerra Pluton. Dimmi dove sono. O troppa altra gente si farà del male a causa di questa storia. Ebbene che sappiate una cosa. Il signor Iceberg prima mi ha detto di andarmene da qui al più presto. Mi ha detto gettali e scappa. Sbarazzati dei progetti e fuggi. Quei progetti sono solamente dei falsi. Io devo parlare. Voglio che Rubber sappia che io perseguirò il mio obiettivo e non mi darò pace finché non avrò battuto Mihawk e non avrò conquistato il titolo di miglior spadaccino del mondo. Hai forse qualcosa da ridire? Re dei pirati! No. Non è la prima volta che mi sento così. Intorno a me c'è solo il silenzio. L'unico suono che distingue il battito del mio cuore. Forse è questo che si prova quando si sta per perdere la vita. Mentre quelle pietre cadevano, ho percepito la loro esistenza, la loro vita. Le pietre erano vive. Io l'ho sentito distintamente. Respiravano. Le pietre respirano. Gli alberi respirano. La terra respira.
Allora si tratta di questo. Vuoi scherzare? Io non mi muovo da qui. Dopo quello che mi ha fatto quel mostro, non ho intenzione di andarmene senza fargliela pagare. Tu l'hai danneggiato per bene, giusto? E allora adesso non mi resta che dargli il colpo di grazia. Fatti vedere, mostro, dove sei? Dove ti sei nascosto? Cos'è? Ti è scappato l'appetito, forse? Sì, è vero, io sono Kira. Lo sapevo! Sapevo che avresti manomesso il quaderno. Hai perso definitivamente, Nier. Quello che tu hai modificato era il falso quaderno di Mikami. Mentre quello su cui Mikami sta scrivendo adesso è l'originale rimasto nascosto finora. Mi fa impressione. A me fa impressione, sono un adolescente. Ho l'opportunità di rivivere la mia vita, ma di farlo come si deve. Tornerò nel mio liceo, ne... Quando sei giovane, ogni cosa ti sembra la fine del mondo. Ma non è così. È soltanto l'inizio. This is the day.